E per quanto riguarda i sistemi ibridi dei veicoli pesanti, adesso vi proponiamo un servizio sui camion ibridi di Volvo. Vediamo. Volvo ha presentato un'efficiente soluzione ibrida per veicoli pesanti, che secondo il costruttore è in grado di risparmiare fino al 35% del combustibile. La parte più importante del sistema ibrido è stata disegnata e costruita da ISAM ed abbina un motore di avviamento, un generatore ed un motore convenzionale diesel. Il sistema ISAM lavora insieme ad una trasmissione automatica sviluppata in collaborazione con il Volvo Group. Un controllo elettronico permette alle batterie di ricaricarsi grazie all'energia fornita nella frenata. Attraverso il collegamento in parallelo del motore diesel con il motore elettrico, entrambi i propulsori possono lavorare insieme ed in questo modo la capacità del veicolo ibrido viene notevolmente incrementata rispetto a quella degli ibridi in serie, che rappresentano la soluzione più adottata attualmente nei veicoli ibridi pesanti. ISAM offre la potenza sufficiente per avviare i veicoli pesanti ed accelerare fino ad una velocità adeguata senza l'assistenza del motore diesel. In questo modo si riduce sensibilmente il livello di rumorosità del veicolo. La grande esperienza del Volvo Group nel settore dello sviluppo di motori diesel, dell'elettronica, del controllo elettronico e delle trasmissioni hanno permesso la produzione di un ibrido efficiente per veicoli pesanti. L'ibrido Volvo è stato equipaggiato con un motore 4 cilindri diesel da 5 litri e 210 HP di potenza. Volvo Group partecipa anche allo sviluppo del nuovo tipo di batterie F-Power, realizzate sulla base delle tecnologie di quelle al piombo acido utilizzate attualmente per l'avviamento. Grazie a questa tecnologia, lo spunto della batteria è stato quasi raddoppiato, mentre il costo di produzione potrebbe essere sensibilmente contenuto rispetto ad altre alternative presenti attualmente sul mercato.